Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Nell'ultimo video ci eravamo lasciati esattamente qui, con questa inquadratura, con un taglio un po' brusco perché pensavo di farvi vedere la casa di Lecce, ma poi mi ero accorta che il video era troppo lungo e quindi, come vi ho accennato, farò un video separato. Questo. Per chi non ha idea di cosa io stia dicendo, forse vi siete persi l'ultimo video, vi lascio qui il link per andare a vederlo. Siamo stati di recente in Italia. Ma lo sentite questo uccello? Ho deciso che anche se continua a cinguettare lo lascio nel background, perché in realtà i suoni della natura a Dubai, eccolo, i suoni della natura a Dubai non sono così frequenti, quindi è un bel sottofondo musicale secondo me, calcolando che sono al 13° piano anche e di solito si sentono le gru e i lavori in corso. Comunque, come vi dicevo, vabbè, provo a stare seria. Allora, come vi dicevo, se vi trovate qui per la prima volta e non avete idea di chi io sia, sono Marianna, vivo a Dubai da molti anni, 8, e di solito faccio video di a Dubai. Ora, recentemente sono stata in Italia e ho deciso di fare un video per farvi vedere cosa stavo facendo in Italia e raccontarvi un po' più di me, visto che non lo faccio spesso su questo canale e in molti mi chiedete cose un po' più personali, anche che lavoro faccio, anche questo è un video che dovrò fare. Quindi riprendiamo da dove ci siamo lasciati, vi faccio fare il tour della casa per i curiosi che me l'hanno chiesta, perché hanno visto alcuni video e foto su Instagram, e dopodiché proseguiamo con l'ultima parte del video dall'Italia, che sarà in un video separato, e saranno gli ultimi giorni a Ferrara, ovvero la città natale di Umberto, a Bergamo per il matrimonio di due nostri amici di Dubai che vivono qui, proprio in questa nostra stessa torre, pochi piani più su, e poi fine, abbiamo finito. E poi abbiamo finito con i video dall'Italia e ritorno a farvi video da qui perché, come vi ho detto, ho news interessanti da raccontarvi, quindi a breve le condividerò. Godetevi il tour dalla mia casa a Lecce. Questa casa l'abbiamo comprata, la mia famiglia l'ha comprata perché i miei genitori hanno deciso di tornare a vivere qui a Lecce. Premessa, loro sono pugliesi, sono entrambi di Lecce, hanno vissuto 42 anni sul lago di Como perché si erano trasferiti per lavoro, e io sono nata e sono cresciuta lì, ma ho sempre amato Lecce. Quando l'ho vista per la prima volta non c'erano nemmeno i muri interni, quindi io ho fatto un solo meeting, diciamo, con l'architetto e costruttore di questa palazzina, dove abbiamo un attimo parlato di come avrei voluto la divisione degli spazi interni. Io poi sono partita, sono tornata a Dubai e ho seguito tutti i lavori da Dubai. Maya, vuoi venire a farti vedere nel video? Eh? Maya, non c'è Guardino, c'è la Maya in questo video. Guardino è rimasto a Dubai. Allora, dicevo, ho seguito tutti i lavori da lontano. È stato difficile, però ce l'abbiamo fatta. Un sacco di videochiamate su Zoom, e un sacco di conversazioni su foto su WhatsApp per decidere qualsiasi cosa, pavimenti, rivestimenti, eccetera. E niente, la casa poi ha preso forma ed è esattamente come l'avrei voluta. I miei genitori non avevano assolutamente voglia, anzi la cosa che li stava quasi fermando all'idea di ritrasferirsi qui era il trasloco. Figuratevi pensare di seguire dei lavori non potendo tornare qui, perché poi di nuovo voi in Italia siete stati in lockdown. Ho detto: non vi preoccupate, seguirò io i lavori e tutto quanto, vi farò una casa bellissima dove potervi venire a godere la pensione. E è venuta esattamente come l'avrei voluta. Quindi iniziamo il tour. Questa è la parte del salotto, dell'ingresso, tutto open plan, con la cucina a vista. Sembrava molto grande quando era tutto vuoto, poi ci siamo resi conto che questa zona non era poi così grande, infatti ci siamo dovuti inventare vari accorgimenti che ora vi dico, perché sono molto orgogliosa del mio divanetto. Spoiler, ora vi racconto. Comunque, la porta dobbiamo ancora farla rivestire, non dovrebbe essere bianca. Qui c'è questa piccola zona svuota tasche lì, eccetera. Qui abbiamo fatto la zona libreria e mobile della televisione che ho disegnato io, prendendo ispirazione da altri mobili che ho visto online e poi ho fatto fare da chi ci ha fatto i mobili, e come vedete è abbinato, diciamo, alla cucina. E voi direte: sarà stato lo stesso? Invece no, la cucina è distosa, non so se ve ne intendete di interior design, ma magari a qualcuno interessa saperlo. E la mia mammina, mamma, sta facendo fare il tour di casa tua. La mammina ha comprato questa bella lampada di floss belt di cui è molto orgogliosa, vero? Certo.
contentissima, lei con questa belt, questa lampada di design. E come vi dicevo, in realtà, avendo fatto una cucina con una penisola impegnativa di questo tipo, che occupava un po' di spazio, però ci piaceva molto questa idea di avere la cucina così a vista, così quando mia mamma invita ospiti può cucinare, visto che le piace tanto, ma non stare relegata tutta sola in cucina, vero? Certo. Ti piace cucinare in questa cucina? Sì. Però, appunto, come potete vedere, è molto grande, poi avendo quel muro che non è dritto ma è un po' in diagonale, e invece la penisola, uscendo da questo muro dritto, fondamentalmente avevamo un muro storto e una penisola dritta, quindi poi questo spazio l'abbiamo occupato da questo tavolo, che mi piace molto perché questa è la zona giorno dove ci sediamo a fare colazione, pranzo, eccetera, mentre qui è la zona cena. Questo bel divanetto su misura che così abbiamo addossato al mobile della penisola. Ovviamente abbiamo guadagnato un sacco di spazio, perché se fossero state delle sedie non potevano stare assolutamente attaccate. Se la penisola avesse avuto il solito bancone stile bar con magari gli sgabelli, ovviamente serviva molto più spazio, invece così abbiamo guadagnato un bel po' di spazio. E quindi abbiamo questo tavolo con questo divanetto che è molto bello e molto comodo, siamo molto felici di questa scelta. E c'è stato anche un bel divano grande. Il divano l'abbiamo preso da un bellissimo negozio, Bauhaus, forse lo conoscete, e ha questa bella caratteristica delle sedute da un lato e dall'altro, tra l'altro è completamente modulare, quindi l'abbiamo disegnato insomma noi così come lo volevamo, ve lo faccio vedere, guardate, è completamente, sono in realtà 1, 2, 3, 4, 5 diciamo pezzi staccati di sedute, più i braccioli, gli schienali, cioè sono proprio tutti pezzi separati. Molto bello, è della Flex Team. Quando poi togliamo queste copertine è ancora più bello. Però noi le teniamo perché sennò quella maialetta lì perde tutto il pelo. Qui abbiamo una bella cantina che non poteva mancare, perché ovviamente ci dobbiamo mettere tutti i vini del nostro amico Claudio Quarta. Lì c'è una zona piccolina lavanderia. Ecco, la maglia ve la fa vedere. Qui, zona lavanderia. E poi invece dall'altro lato abbiamo la zona ripostiglio. Ripostiglio e cose che non si sa dove mettere vanno a finire qui. E aspetta, volevo farvi vedere una chicca. Guardate cosa c'è lì. C'è Dubai! Così la mamma quando si mette le scarpe, ah, perché questa è una scarpiera, by the way, ve la volevo far vedere. Tutto questo mobile armadio è tutta una scarpiera, perché in famiglia abbiamo un sacco di scarpe. Ora, è tornato anche lui! Il corridore! Dove le metti adesso queste scarpe? Opera. Là nel ripostiglio, scarpiera. Sì, no, vai. Ho appena detto, lì vanno tutte le scarpe ed è arrivato lui che le mette. Ecco, come vedete, tutto scarpe. Ti è? Reparto sportivo. Fantastico. E qui c'è il pezzo forte, questo bel pesce. In realtà è una carta da parati, nonostante in molti abbiano pensato che fosse dipinto. Anzi, commentate il video e scrivetemi se vi sembra dipinto. Sicuramente è molto bella, a noi piace molto. Questa carta da parati, che forse avete già notato, è anche lì. Ovviamente quella parte è speciale, waterproof e tutto quanto, visto che è in cucina e lì ci sono... Vetrificata. Lì ci sono i fuochi. E invece questa parte è, diciamo, una normale carta da parati, ma è veramente stupenda. Sembra quasi un tessuto. Allora, vabbè, lì c'è anche un bel balcone. Non abbiamo ancora messo le piante perché è stato inverno e poi le metteremo, le vedrete in un altro video in futuro. Qui invece c'è la zona notte. Allora, ci ho messo un po' a convincere l'architetto e il costruttore a fare questa cosa, poi capirete perché. Questo è il primo bagno di una lunga serie di bagni. Abbiamo fatto una casa stile Dubai. Allora, ogni stanza ha il suo bagno, perché tutte le stanze, vedrete, sono due stanze più un piccolo studio detto stanza della musica, e anche lì c'è un divano letto. Ovviamente questa casa l'abbiamo pensata per avere ospiti che vengono a trovare i miei genitori, i loro amici dal nord, oppure quando veniamo noi da Dubai con magari altri amici che verranno a trovarci, eccetera. Vogliamo che tutti stiano comodi in questa casa, quindi tutte le stanze hanno il bagno. E in più c'è anche questo bagno.
Questo è un piccolo bagno stile Dubai. Se vivete a Dubai o se siete stati a Dubai sapete che è normale che ci sia una piccola toilette dove gli ospiti che vengono a cena e non devono fermarsi a dormire ma vengono solo a cena, per esempio, possono lavarsi le mani e andare in bagno. Quindi questo è il primo piccolo bagnetto per gli ospiti giornalieri, diciamo così. Lasciando quel bagno, dopo vi faccio vedere questa stanza, ma prima volevo farvi vedere, visto che ve l'ho già nominata, questa famosa stanza della musica barra studio, barra terza stanza per gli ospiti, barra qualsiasi cosa, barra regno di Giovanni Gatto, detto Gianni Gatto, che passa qui tutte le sue giornate. Mio papà è un grande appassionato di musica, lo siamo da generazioni in famiglia, infatti la collezione di vinili ne ha più di 1000, è iniziata da mio nonno, che poi li ha passati a lui, e durante il trasloco probabilmente tutto il camion che è partito da Lecco a Lecce era occupato in gran parte da CD, dischi e libri, anche libri, abbiamo anche molti libri in famiglia che non sappiamo più dove metterli. Se qualcuno vuole dei libri scrivetemi, che di sicuro mio padre ne ha più che alla Feltrinelli, e se c'è qualcosa che non trovate lui di sicuro ce l'ha e ve lo può spedire, così facciamo un po' di spazio. Con le 45 e da ogni cosa escono, di là escono, anche da qua escono dei dischi, vediamo, CD, ah, da qua escono dei CD. Anche questa stanza ha un bagno, quindi se sarete mai ospiti in questa casa potrete scegliere. Ci sono due stanze degli ospiti, questa è quella più piccolina e poi c'è l'altra dove stiamo io e Umberto in questi giorni. Quello è Umberto che, indovinate un po', come sempre dorme. Secondo me non si sveglia neanche se io parlo. Allora, questa stanza era un tutt'uno e non sono riuscita a convincere il costruttore a farmi questo muro mentre costruiva i muri, perché non lo so, cioè, se loro pensavano che io avessi delle idee un po' strane, come quella di mettere un bagno per ogni stanza, eccetera. E in questo caso mi avevano detto, no, ma perché vuoi tirare su un muro, poi diventa piccola, poi non ci sta il letto. Poi in realtà si sono convinti anche loro che era una buona idea, però questo muro l'abbiamo fatto in seguito, infatti questo muro è in cartongesso, l'unico muro di questa casa in cartongesso. Perché l'ho fatto? Perché così ho creato una specie di zona cabina armadio. Questa zona, mettendo questo armadio, questo specchio, che tra l'altro fa un bel effetto perché anche quando si passa dal corridoio sembra quasi che ci sia molto più spazio di quello che effettivamente c'è. E niente, sì, mi piaceva l'idea di creare questa piccola cabina armadio, piuttosto che avere semplicemente un armadio appoggiato al muro. Guardate lì, altri dischi, li vedete? Compaiono ovunque. Questo è un bel bookworm, si chiama così, della Cartel. E questo è il bagno. Questo è il bagno di questa camera. Come potete vedere ha questa bella doccia. Questo è il pavimento grass porcellanato che c'è in tutta la casa, non è parquet, è grass porcellanato, e l'abbiamo fatto salire nelle docce, anche se in realtà hanno sbagliato a montarmele, perché io le volevo solo da quel lato e non da questi lati, cioè l'idea era che il pavimento qui salisse. Comunque penso che sia carina anche così. Le nicchie, di cui sono molto 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 fiera, perché io odio le docce con le cose poggiate per terra, quindi ho fatto mettere queste nicchie in tutte le docce, mi piacciono molto, così si possono poggiare i vari shampoo eccetera. Questo specchio retroilluminato circolare con questo bel lavandino, anche lui circolare, e poi qui questi piani di appoggio così, senza mobili, senza niente, perché tanto queste sono stanze appunto degli ospiti, non serviva avere molto spazio dove mettere cose, mentre nel bagno della master, che è quella dove i miei genitori vivono, abbiamo fatto mettere sotto un mobile. Ora ve lo faccio vedere, siamo all'ultima stanza, abbiamo quasi finito. Eccoci. Maya, sei venuto a far vedere la master? Ah, ci sei pure tu? Ecco perché. Questa è la cabina armadio. Molto bella, grande abbastanza. Non è enorme, però insomma, direi che è una bella misura. E poi, come potete vedere, altri libri. E altri libri. Questo è un mobile che c'era nella casa di mio nonno, che io adoro. Ora vorrei farvi indovinare, secondo voi cosa c'è lì? Questo si rigira e c'è una cosa molto molto bella. Ci stavamo giocando prima io e Umberto, anche se è un po' che non giocavamo. Questa è una bellissima scacchiera, io la adoro e sono felicissima che ce la siamo tenuta dopo che il mio nonnino non c'era più. Abbiamo venduto dopo un po' di tempo la casa dove lui stava, ci siamo tenuti solo alcuni
alcune mobili a cui eravamo affezionati, anzi poco niente, uno specchio molto grande, molto bello che ora è a casa di mia zia, delle lampade antiche a olio, che anche quelle sono a casa di mia zia ora, e questa scacchiera perché io ci giocavo sempre in salotto, giocavo a scacchi quando ero piccola, giocavo a dama ovviamente, però sì. Ce la siamo tenuta e tra l'altro ce la siamo portata a Lecco prima, perché mio nonno ormai è morto tanti anni fa. E poi ce la siamo riportata a Lecce, quindi è ritornata nella sua città natale. Allora, qui potete vedere quelle lampade di cui vi parlavo. Guardate qui, che magia! Ta-da! E poi se la tenete premuta, potete farla diminuire di intensità e poi basta fare così per spegnerla. Bellissima. E poi qui ovviamente c'è l'ultimo bagno dalla casa. Mi sarebbe piaciuto se ci fossero stati due lavandini, come appunto si usa fare a Dubai, però purtroppo non c'era abbastanza spazio per metterne due, quindi abbiamo messo solo uno. Queste sono le nicchie, questa è la doccia. Nella mia, per esempio, non abbiamo dovuto mettere il vetro, diciamo che si chiudeva perché era lunga abbastanza, e questo invece l'abbiamo dovuto mettere, altrimenti rischiavamo che schizzasse. Quindi questo è tutto. Vi faccio vedere il balcone sul retro, già che ci siamo, perché no? A Lecce le case hanno queste parti sul retro, non so come spiegarvelo, cioè Lecco per esempio non è così, però secondo me in tante parti d'Italia, soprattutto del sud Italia, è così. E ci sono dei vari giardinetti e questa appunto è la parte posteriore, che non è, insomma, delle più belle, ma secondo me ha il suo perché. A me piace, la trovo un po' vintage, non mi dispiace. E invece la parte davanti è la strada, diciamo, principale, una delle strade principali, tra l'altro, di Lecce. E ci sono dei lavori di fronte, perché anche lì di fronte stanno costruendo, stanno buttando giù molte palazzine, qui a Lecce ne stanno costruendo di nuove, quindi bello, bello, ci sono molte zone che si stanno rivalutando, se possiamo dire così. Ora ve la faccio vedere anche da davanti. Vedrete un po' spoglio. Però è molto bello, è grande, come potete vedere c'è molto spazio. Stiamo aspettando che arrivino le piante, metteremo qui, probabilmente ricopriremo tutto. E qui, come potete vedere, ci sono queste case in costruzione. Se vi interessa, forse c'è qualche appartamento ancora disponibile, ma pochi. E questa è la strada. Lì c'è il centro storico. Qui c'è l'ascensore Dubai Style. Chi mi segue su Instagram già l'ha visto. Abbiamo l'ascensore trasparente. Con la vista molto carino. Ecco, il tour è finito. Vi è piaciuta? Spero di sì. Prometto che presto vi farò anche il tour di questa casa perché me l'avete chiesto e va fatto. Detto questo, direi che il video può finire qui. Nel prossimo ci vediamo a Ferrara. Ciao ragazzi.